Donare il sangue è un gesto semplice ma con un impatto importante per tutta la comunità. È necessario continuare ad incoraggiare le persone, soprattutto i giovani, perché c'è bisogno di un ricambio generazionale dei donatori. Gli obiettivi della campagna, pertanto, sono aumentare il numero dei nuovi donatori e fidelizzare il donatore occasionale, favorire il ricambio generazionale dei donatori di sangue e di plasma, coinvolgendo in particolare i giovani nella fascia d'età dei 18 ai 35 anni, sensibilizzare sull'importanza della donazione del sangue e del plasma, quale semplice gesto altruistico e di solidarietà e insostituibile valore. Motivare anche alla donazione del sangue e del plasma come strumento tangibile per salvare non una vita, ma tante vite. Stasera poi siamo particolarmente emozionati perché poi celebriamo dopo diversi anni la festa del donatore di sangue, un momento importante per l'associazione perché noi tramite il conferimento di una benevenienza riusciamo a dire grazie a quella persona dotata di un enorme altruismo e senso civico che è il donatore di sangue, quella persona che compie quest'atto d'amore, salva delle vite umane e ci permette poi di compiere quella che è la nostra mission associativa. Quest'anno celebriamo anche il 26° anno di fondazione dell'AVIS Comunale Sarno, un percorso lungo e importante che nasce nel 1998, in un periodo che poi segnò profondamente le sorti della nostra amata Sarno. In quei giorni successivi, al 5 maggio, in un momento di ricostruzione, un gruppo di persone che noi riteniamo speciali, che sono i nostri fondatori, in una visione prospettica diedero vita a quella che è la nostra associazione. E dopo tanti anni di esperienza, io vi confermo che donare il sangue è importantissimo, perché una persona che dona ne salve tre che stanno ammalate. Quindi è importantissimo. Se si pensa che per un trapianto di fegato ci vogliono 52 sacche di sangue, quindi immaginate un po' quanti donatori servono non solo alla vista di sal, ma per tutta l'Italia. Questo era un progetto che tenevamo già in cantiere tempo fa. Grazie alla tenacia di Antonio ha voluto fortemente questo gemellaggio e finalmente ci siamo riusciti. Uniremo le nostre forze, sia quelle di Pagani che di Sarno, per portare quanti più donatori è possibile al dono del sangue. Intanto è bello già salvare una vita, che poi grazie ad associazioni di questo tipo come l'AVIS si riescono a salvare tantissime vite, è ancora molto più bello. Oggi poi ci troviamo di fronte ad un evento eccezionale, quello del gemellaggio tra l'Avis di Sarno e l'Avis di Pagani. Quindi per crescere di più, migliorare sempre di più e soprattutto sensibilizzare, credo in questo momento, una fascia che non è tanto conosciuta, che è quella dei giovani. I giovani devono essere sensibilizzati anche in questo perché rappresentano il futuro. E non è il primo gemellaggio che facciamo con la città di Sarno, anzi, in altre occasioni, nell'ultima festa di Sant'Alfonso, proprio c'è stata la delegazione guidata dal sindaco Squillante per la nostra festa patronale. Oggi stiamo per un motivo diverso, un gemellaggio tra le due associazioni dell'Avis, quella di Pagani e quella di Sarno, molto attive sul territorio. Ho accettato ovviamente con piacere questa proposta e questa iniziativa, anche perché quando i volontari chiamano le istituzioni devono rispondere, li dobbiamo sempre ringraziare per tutto ciò che fanno. È importantissimo, infatti noi sappiamo che per donare il sangue si dice che si salvano appunto le vite, cioè è fondamentale. E donare il sangue ci permette di aiutare tantissime persone che magari sono in difficoltà o comunque hanno dei problemi. Non è che la cosa importante è donare, donare, donare. Va bene, doniamo. E diciamo che queste sono manifestazioni importanti dove bisogna dare una mano. Non solo noi, ma soprattutto i donatori, che è molto importante.